Siamo con il sindaco della città metropolitana di Messina, ex sindaco di Santa Teresa di Riva, ex sindaco di Fiume di Nisi. Una carriera folgorante. Già sindaco di Fiume di Nisi, già sindaco di Santa Teresa di Riva, che è meglio perché ex è qualche cosa che... Allora, ti lascio il microfono, ti fai le domande da solo e ti fai le risposte, perché è impossibile fare... Al signor dottor onorevole sindaco Cateno De Luca fare le domande. No, a parte gli scherzi, i tuoi ragazzi, i tuoi figli politici, hai creato dei mostri. Assolutamente sì, e dico sempre spero che superino ovviamente quello che tra virgolette è stato il maestro, anche perché non c'è migliore soddisfazione per quanto mi riguarda dopo aver governato due comuni come appunto Fiume di Nisi e Santa Teresa di Riva, comunque passare il testimone a giovani amministratori che hanno molta più energia di me, ma questo lo dobbiamo verificare sul campo, che ancora ne ho energia da vendere ovviamente, ma che hanno una loro competenza e soprattutto passione e amore per la buona amministrazione. Questo è fondamentale, in quanto oggi i comuni sono punto nevralgico di quello che è il destino di chi non soltanto ci abita ma anche come elemento attrattore di investimenti, quindi avere delle guide che sono lungimiranti e che lo fanno con grande amore è fondamentale, e di questo onestamente mi ritengo molto soddisfatto. Ora mentre parlavi mi veniva in mente una cosa: anni fa, quando eri sindaco di Santa Teresa di Riva, un giornalista abbastanza conosciuto di Messina, della RTP, ha fatto un post bellissimo sulla spiaggia di Santa Teresa di Riva. Quest'anno un utente di Catania ha fatto un altro post bellissimo sulla spiaggia di Messina dopo il Ferragosto. Tu uomo, lasciamo stare il sindaco, il politico, tu uomo, come reagisci a questi atti di stima? Ma questi sono secondo me gli attestati più belli, più autentici, perché mettono in evidenza quello che in ogni caso sono le fatiche che quotidianamente si fanno. Ricordo ancora quel post che era estate del 2015 e si trattava di De Maria esattamente, e mi ricordo anche che quel post generò i primi commenti su Messina come De Luca potenziale sindaco di Messina, e io francamente nel 2015 non pensavo assolutamente a questo, anche perché avevo altri tipi di pensieri. Oggi anche questo segno di stima che proviene sostanzialmente da Catania, perché sì, è un commento di un elettore, ma che è stato rilanciato da una delle emittenti televisive più importanti di Catania, che ha messo a confronto le spiagge di Messina con le spiagge di Catania. È il frutto di un lavoro che abbiamo fatto, io 14 notte l'ho passato seguendo e coordinando tutte le attività di contrasto ai falò, e il 15 mattina alle 4 e mezzo di mattina ero sulle spiagge a coordinare tutte le attività di pulizia. Ecco, queste sono magari piccole cose, ma danno il segno invece importante di quello che è un modo di amministrare e soprattutto di quello che è il servizio per la gente, e quindi dare il massimo per garantire un territorio il più possibile vivibile. Grazie sindaco. Grazie a voi.